Ciao a tutti, oggi prepariamo un risotto vegetariano e vegano pure. Procediamo. Come immaginerete, è fatto con i pomodorini. Ci vorranno 400 g di pomodorini, un pezzettino di porro, circa un 10 cm direi, un paio di spicchi d'aglio. Io faccio questo piatto per due persone, quindi utilizzo 200 g di riso tipo Roma. Logicamente, ripeto come al solito, questa è la porzione del mezzogiorno, sempre che non si mangi il pane, se no la quantità è ridotta. Poi un bel misurino di brodo granulare di verdura, meglio se senza sale, un cucchiaio abbondante di concentrato di pomodoro, il mitico Marsala, sempre lì che mi guarda, e l'ingrediente segreto, chissà quale sarà, ma. Procediamo adesso a tagliare le nostre verdure. I pomodori li taglieremo a dadini e lo stesso faremo con l'aglio e il porro. Al lavoro. Adesso che le verdurine sono tagliate, aggiungiamo il nostro brodo granulare di verdura. E soprattutto l'ingrediente segreto che non vi farò vedere è il nostro bicchiere di Marsala, non tutto, solo metà. Questo ci servirà un po' meno della metà, forse. Ci servirà. Poi dopo, per quando abbiamo tostato il riso, quando avremo tostato il riso, andremo avanti ad utilizzarlo. A questo punto, fuoco alle polveri. Facciamo appassire bene bene le nostre verdurine. Quando saranno appassite, aggiungeremo il nostro concentrato di pomodoro. Io confesso che ci aggiungo anche un po' di peperoncino perché a me piace molto piccante. Adesso possiamo aggiungere il nostro pomodoro concentrato e lasciamo insaporire il tutto ben bene. Quando proprio non ci sarà più acqua, spegniamo e lo lasciamo raffreddare. Adesso che si è raffreddato, possiamo aggiungere il nostro riso. Lo mescoliamo bene bene e lo lasciamo riposare una decina di minuti. Coprite bene il riso col sugo prima di farlo riposare, mi raccomando. Buon riposo riso, ci vediamo tra 10 minuti. E mentre aspettiamo che lui si riposi, scalderemo dell'acqua calda che ci servirà dopo. Passati 10 minuti, aggiungiamo il marsala rimanente e fuoco alle polveri. Facciamo insaporire bene e quando sarà asciugato il nostro marsala aggiungeremo dell'acqua calda. Aggiungiamo la nostra acqua calda fino a coprire il riso. Ecco qui, mescolatelo bene bene e lo riportiamo a bollore, poi quando bollirà abbasseremo nuovamente. Se si asciugasse troppo aggiungeremo un pochino ancora di acqua, lo facciamo cuocere piano piano finché l'acqua non sarà evaporata. Mi raccomando non mettetene troppa, piuttosto è meglio un po' meno e l'aggiungiamo poco per volta. Così non avremo la minestra, ma avremo un bel risottino. L'ingrediente segreto darà al nostro risotto un profumo e un sapore molto particolare. Se volete, quando è impiattato, potete aggiungere ancora un pizzico di ingrediente segreto. Ricordatevi di mescolare il risotto il più possibile. Più lo mescolerete, e più il succo e il sapore e gli aromi che abbiamo utilizzato entreranno nel nostro chicco di riso e l'amido uscirà. Il risultato sarà veramente spettacolare. L'avete indovinato? L'ingrediente segreto? Il nostro riso direi proprio che è cotto. Adesso lo impiattiamo e basterà un bel cucchiaino di grana e un po' di olio extravergine di oliva. Guardate che meraviglia! Ho già aggiunto un po' di parmigiano e un filo d'olio. Stupendo.
Buon appetito! Se vi è piaciuta la ricetta, datemi un like e condividete. Ciao, alla prossima ricetta!